Allora, salve a tutti, cari amici, sono il ricercatore Emiliano Babilonia. Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo ovviamente i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia e Emiliano Babilonia, perché abbiamo avuto parecchie richieste e sono arrivate parecchie email di tantissime persone che purtroppo vengono sottoposte a programmi, controllo e manipolazione e spionaggio attraverso queste tecnologie di manipolazione mentale o programmi tipo programma Monarch o programma MK Ultra. Ovviamente lo stalker o i stalking neurali che creano a queste persone attraverso anche la manipolazione dei parenti, la manipolazione delle persone che gli stanno vicino, la manipolazione delle persone che anche camminano per strada, che è una routine del programma di controllo e di manipolazione delle masse, fa sì molte volte di farci sembrare dei malati di mente, di pazzi, perché così se ci mettono il marchio della bestia, io dico il marchio della bestia nel senso se ci fanno fare un TSO, ci mandano dallo psicologo, dallo psichiatra, noi automaticamente veniamo registrati con persone con problemi psichici. Ma in realtà noi siamo persone che abbiamo una capacità extrasensoriale e riusciamo a rilevare delle frequenze di queste tecnologie di controllo e di spionaggio delle masse, e chi sta al potere di queste lobby vogliono far sì di farci sembrare persone malsane di mente. E questo è un grosso problema per tante persone, perché chi ha la famiglia, chi hanno gli amici, chi hanno praticamente parenti, chi deve vivere di lavoro, non possono più vivere una vita normale. Abbiamo qui un ragazzo che vuole fare l'intervista testimonianza, ovviamente per aiutare le altre vittime, a fargli capire che noi non siamo soli, ma che ci sono dei gruppi che stanno anche a Roma, seguiti anche da me, da Emiliano Babilonia, che ovviamente seguono e cercano di far capire e registrano le interviste testimonianza proprio per aiutare le altre persone come noi, elettrosensibili o persone con capacità estrasensoriali più elevate degli altri. Voglio ricordare anche una cosa importante: la mia email è vittimedelcontrolloneurale @gmail.com, e voglio ricordare anche il mio canale pubblico di Facebook, Emiliano Babilonia Italia. Adesso lascio la parola a questo bravo ragazzo che purtroppo vive in questo mondo parallelo e si è risvegliato da questo stato ipnotico e narcoletico, e lo stanno, insomma, attaccando, manipolando sia lui che le persone che lo circondano, e gli stanno creando anche dei problemi fisici che lui adesso ovviamente vi dirà. Salve a tutti, mi chiamo da Pescara, ho 34 anni e sono vittima di questo sistema, diciamo, da circa il 2014-2015. E niente, a causa di un problema più o meno familiare, diciamo, una situazione un po' complicata, mi sono ritrovato ad affrontare queste questioni, situazioni. E niente, sto male, vengo sottoposto a varie torture, tipo esempio la manipolazione della mente, con degli attacchi di, a volte di ira, diciamo, di irascibilità, mi sento come una rabbia repressa, che poi io cerco di controllare al massimo, più cerco di controllare, più si evolve, fino a quando dopo non ce la faccio più. E niente, dopo sono sempre ancora più, sono sempre più male. Tanto le medicine che o le prendiamo tutti o non le prendiamo non fanno effetto, perché non so, perché ho provato anche a prendere dei farmaci per provare a dormire, a stare calmo. Anche una volta sono stato 27-32 giorni senza chiudere occhio, fine a cedere a un loro ricatto, perché tutto era sottoposto perché volevano qualcosa da me. Ma è un po' difficile per me spiegarlo, però alla fine ho dovuto cedere e fa ciò che mi è stato, diciamo, detto. Non diciamo detto perché non è che mi hanno parlato nella mente o chissà che cosa, però io ho capito la situazione, non volevo arrendermi, ma non ce l'avrei fatta più. Sarei morto, penso. Dopo sono stato un periodo non bene,
dormivo però circa 3 ore, 4 ore al giorno, cioè alla meno peggio andavo avanti, la sopravvivenza. E per me mi rimane anche molto difficile raccontare tutto questo perché parte da una persona a cui io tenevo molto e credevo che lei era la mia famiglia, e nel senso invece si è rivelato, capito, tutto viceversa, e ha portato tutta questa storia, capito, a essere io sotto la mira di queste persone, come si chiamano, stalker, non lo so perché fanno così sia a me che agli altri. Che cosa ci vogliono portare? A quale scopo? Non so. E a volte sono molto confuso, sento proprio, c'è la mia mente che c'è, cioè, che il lato della testa che dovrebbe prendere informazioni non esamina bene le informazioni. E quindi posso essere anche, cioè, sottoposto a queste torture senza lamentarmi, cioè portarle avanti. Senza quella rabbia, capito, dentro che va a finire che ti può far fare qualsiasi cosa, come del male a qualcuno, come ucciderti, cioè qualsiasi cosa. E anche sulle gambe, ho anche tante torture sulle gambe. Le gambe le sento molto sensibili a queste torture di frequenze. Io non so bene specificamente che cosa usano per farci determinate cose. Però anche tutte le gambe, capito, come sono degli aghi che mi bucano la pelle dall'interno. E a mano, ormai sono 6 anni di continuo che ho queste, diciamo, pizzicate sulle gambe, ho tutti i puntini rossi, sfoghi, come se sarebbero cicatrici della pelle, però piccoline, capito? Però sono tutti puntini tipo lentiggini. E quello, io non so se è un danno permanente, se è un danno provocato ma sicuramente sarà da questa situazione ultimamente, perché questo è un fatto, capito, come dice Emiliano, ci vogliono portare, capito, a marchiarci tramite le psichiatrie. E io questa faccenda mi sono ritrovato perché dovrei perdere i miei figli, in poche parole, come se io dovrei passare per quello paranoico, quello il matto, diciamo così, ma non so i termini giusti per da usare. Io 3-4 giorni fa, ultimamente, proprio si era così volta la cosa che non controllavo più, non controllavo più, e alla fine ho dovuto cedere, sono dovuto andare all'ospedale per 3-4 volte di fila, fino a quando ho fatto il gioco loro e mi hanno marchiato come questo, diciamo, così penso. Io però allo stesso tempo ho anche lasciato perdere tutta la situazione familiare, ho allontanato tutti quanti, perché so che lo scopo è quello, come hai raccontato tu prima, Emilia, che ci marchiano come dei malati di mente, infermi e tutte queste cose. Alla fine sono andato e niente, mo sono qualche giorno che non è che sto meglio, però bene o male dormo, e sì, hanno dato delle cure, sono delle piccole compresse di Xanax e qualche goccia di gocce pesanti, però che alla fine non è che me le prendo perché io so che non serve. E quindi cerco di andare avanti. Non so più, non so neanche cosa dire, non so cosa raccontare. Solo che ho passato tanti guai e non ce la faccio più. E mi dispiace per tutte le persone che affrontano lo stesso problema che ho io. Cioè, vedendo il mondo da questo lato di vista è bruttissimo. Capendo che è possibile, capito, una cosa del genere, che può essere fatta a qualsiasi essere umano, è una cosa bruttissima. È una cosa che fa passare la voglia di vivere, di ricominciare e di costruire soprattutto qualsiasi cosa. Non lo so. So solo che è una cosa molto brutta. E spero che queste persone un giorno si renderanno conto, capito, che così stanno rovinando gli esseri umani. Perché non è che, bene, c'è, cioè, la situazione mia, sicuramente noi, i principali, quelli che siamo presi di mira, veniamo sottoposti alle manipolazioni, ma dopo sono costretti anche ad agire sulle persone che abbiamo a fianco, sulla nostra, come si dice, attività sociale che ci circonda, perché anche loro devono essere portati a credere, capito, che non è possibile. Quindi, anche vedendo le vite, anche loro vengono manipolati a
al massimo come lo fanno con noi, noi persone vittime di questo sistema. Poi dopo ognuno si fa la sua idea, io non so, lascio su queste cose, lascio il campo a chi ne sa di più, non so cosa usano, cosa non usano, solo che sto stanco e non ce la faccio più. Non saprei che dare, ho fatto di tutto per lasciare che questa storia finisse così, che un giorno all'altro ti svegli e non c'è più sto male, sto coso che ti surpa l'anima, la vita, ti spegne i sentimenti, ti spegne ogni cosa. Non sei più un essere umano. Niente, non so Hai detto una cosa più. giusta, non siamo più esseri umani, perché se veniamo in continuazione manipolati e pilotati con queste frequenze e con queste tecnologie, e purtroppo molte volte ho pensato la stessa cosa che hai pensato te, cioè io sono stato sottoposto a questo collegamento di torture fisiche e psicologiche dopo un anomalo fermo della Gendarmeria di Roma che è successo il 10 febbraio del 2001. E dopo questo anomalo fermo hanno cominciato ad attaccarmi in ogni modo, frequenze, manipolazioni, attacchi, perdita della memoria mentre camminavo per strada, svenimenti, blocchi respiratori in continuazione come se entravo in apnea e molte volte addirittura durante la notte mi mettevano sogni che erano messaggi subliminali oppure vedevo le Sì, persone che mi bruttissimo, camminavano bruttissimo. vicino, che sembrava che mi parlavano, che ce l'avevano tutti con me. Dopo ho incominciato a registrare tutto quello che accadeva intorno a me e ho capito che le persone non dicevano cioè parole offensive verso i miei confronti, ma parlavano dei fatti loro. Siccome le allucinazioni audiovisive che loro ci creano attraverso la narcolessia indotta, cioè non ci fanno dormire durante la notte, quindi possono ipnotizzarci durante il giorno e addormentare una parte del cervello in modo che noi viviamo in un sogno a cielo aperto, in un sogno ad occhi aperti. E mentre camminiamo per strada, ovviamente vediamo cose che sono per noi surreali. Ma in realtà chi conosce perfettamente la manipolazione mentale, perché questi sono esperti o psicologi, esperti o psichiatri, militari o paramilitari che conoscono perfettamente il controllo e la manipolazione delle frequenze cerebrali, perché attraverso il programma Manchurian Candidate, che erano in grado di programmare il cervello del soldato, fargli andare a fare delle azioni e poi si doveva dimenticare di aver fatto quel tipo di azione, in modo che il soldato diventava praticamente un soldato perfetto, senza Sì. nessun indugio nel fare il compito che gli veniva assegnato. Ma queste tecnologie vengono sperimentate anche su di noi, perché se mi metti Sì, il blocco cerebrale, mi metti delle frasi in testa o mi fai in continuazione pensare a centinaia di cose, ma i nostri pensieri non sono così. Io non è che devo pensare a 50 cose quando vado al supermercato, devo pensare a 50 cose quando cammino per strada o quando mi vado a prendere un caffè. Loro lo fanno apposta, così ci stancano mentalmente e ci buttano giù psicologicamente perché ci fanno credere che siamo persone che non valiamo niente, che siamo persone che abbiamo creato tutti i problemi alla famiglia, che abbiamo creato disagi a ogni persona che ci conosce o che ci sta vicino. Ma non è così, loro lo sanno perfettamente che se noi abbiamo capacità estrasensoriali e rileviamo queste tecnologie di controllo e di spionaggio delle masse, noi valiamo tantissimo. E invece loro dicono: no, no, siete malati di mente. O addirittura ci sono delle persone che gli fanno credere che sono possedute dal diavolo, che sono gli Sì. alieni, che sono i Ma le prime santi, i volte pensi di morti. tutto, pensi. Io le prime volte ho pensato che avevo qualche malattia brutta e stavo di continuo all'ospedale. Stavo sempre ogni giorno, andavo in ospedale, questo ipocondriaco così, mi dicevano guarda che non c'è niente. Ho speso più di 12.000 euro di visite, tra raggi, esami, quello e quell'altro. Cioè, pure quei pochi soldi che avevo, Cioè, i primi sintomi che io ti l'ho hanno creato buttati qual così. erano? I primi Il sintomi, le prime primo sintomo che mi patologie? chiede all'inizio mi uscivano delle forti extrasistole al petto
E quindi io mi saliva subito, mi cambiava l'atteggiamento della personalità, che dalla persona tranquilla che ero, ma pure molto, molto ironico, sempre prima ero molto diverso. Mi subentrava uno stato così ansioso, così ipocondriaco, che io, cioè, mi sono così impaurito che sono andato a finire all'ospedale direttamente. Andavo all'ospedale. E dopo ogni 2 o 3 giorni mi succedeva questa cosa qua, questa cosa qua, questa cosa qua, questa cosa qua. Dopo, fino a quando, sempre a caso, c'è sempre la sua cosa sotto, diciamo, la sua motivazione, ho iniziato tipo a vedere, tipo che dentro casa mia c'erano tipo degli insetti che mi pungevano, che mi attaccavano, però li vedevo anche. Quella è stata la prima e l'ultima volta da quando ho questo problema della manipolazione. Che ha avuto le Allucinazioni allucinazioni. Perché? audiovisive, quello che dicevamo prima, se non dormi. Sì. Ma quella è stata la prima e l'ultima volta. Perché io dopo nel corso del tempo, cioè io pensavo veramente che c'erano questi insetti, che poi chiedevo, mi venivano a trovare i miei parenti, mi vedevano un po' tutto agitato. Dopo ho capito, per la depressione, per le cose, ho iniziato pure, capito, a fare una vita un po' irregolare, capito? Per autoconvincermi, capito, che dopo determinate cose mi portavano a vedere determinate cose. Però dopo col passare del tempo, cioè come se me l'hanno voluto dire, capito? Come se me l'hanno voluto far capire. Me l'hanno fatto capire proprio il problema che io avevo, capito? Che in poche parole non ero malato, ma che c'erano determinate persone dietro di me, è come se hai detto, guarda che sei fregato, quindi ci stiamo noi qua, tu non hai nessuna malattia. E niente, dopo là mi sono arreso. E dopo niente, mi mettevo a letto, cercavo di dormire, ma non dormivo con questi dolori sulle Ma gambe. ti Però mettevano delle deduzioni cerebrali tipo messaggi subliminari o no, sentivi proprio delle voci no, direttamente? no, voci, mai niente, voci, male che va, io faccio delle domande dentro di me e mi rispondono toccandomi, cioè sentendomi poi i pizzicori sulle gambe. Cioè Bravo, io bravo, lo chiedo. fanno, bravo. Sì, È una delle lo so che loro lo fanno. tecniche, è una delle loro Sì, lo so. tecniche. Perché io so anche se nel momento in cui ti parlano, proprio dopo cambia tutta la. Cioè, dopo vai in un'altra categoria di vittima. Cioè, capisci cosa intendo? Sì, perché Cioè, gli poi dopo inibitori è di ancora più. voci vengono No. considerati persone con bipolarismo o schizofrenici, Sì. ma io te lo dico dalla mia esperienza, che durante la notte io mi svegliavo, poi loro mi svegliano sempre alle 2 di notte e alle 7 di mattina, perché si vede che fanno dei cambi di programmazione cerebrale attraverso queste tecnologie, e praticamente io sentivo proprio delle persone che mi facevano degli interrogatori all'interno della testa, come mi Sì, dicevano: gli ah, hai ma te pungi sentito proprio quello? parlare tu. Si sentiva proprio perfettamente parlare come Ma se io avevo delle cuffie. in un momento in cui eri sveglio. Mentre io dormivo, loro mi parlavano in Ok, testa, e a un ok. certo punto io mi sono svegliato e si sentivano queste persone come se mi dicevano che io conoscevo quello, che avevo fatto quell'altro, che io avevo pensato a quell'altro. E io ho Ok, detto: scusa, ma se io capito. penso a tutte queste cose, è un mio pensiero, non è un reato compiuto, oppure è una mia deduzione cerebrale. Ti faccio un Io penso esempio: che a una manipolano anche il ragazza, sonno. sì, no, ti volevo dire solo questo aneddoto. Una ragazza che era entrata all'interno di una struttura praticamente ecclesiastica, diciamo, era un convento, lei voleva prendere dei voti per diventare suora, però quelle suore che non sono proprio vestite da suora, diciamo suore civili. Non so adesso bene il gergo esatto. Mentre lei stava lì, gli parlavano in testa durante la notte e gli hanno fatto credere che era tipo dei demoni, che era Satana, che non voleva che lei praticamente prendesse questi voti da suora. Poi che cosa è successo? Che praticamente lei ha insistito, ha resistito a queste manipolazioni, gli hanno messo delle frequenze talmente forti che l'hanno fatta innamorare del prete più anziano di tutti. Tipo, lei aveva 25 anni, ti faccio un esempio, 25-26, non mi ricordo di preciso,
E lui ce n'aveva tipo 70-80 e lei l'hanno fatta innamorare di questo prete. Poi lei che cosa ha fatto? Ha detto ovviamente alle suore superiori quello che stava succedendo, perché credeva che era Satana in quel periodo, e invece le suore superiori, invece di aiutarla, hanno messo dei voti negativi sul comportamento della ragazza e hanno detto che lei non poteva prendere i voti perché se veniva già manipolata adesso, che non era diventata ancora suora, pensa dopo quando diventi suora. Cioè praticamente hanno giustificato che lei si innamorava troppo facilmente della carne e non dello spirito, e quindi lei una volta diventata suora avrebbe avuto tentazioni per andare con degli uomini o avere delle attrazioni sessuali, e quindi Ma l'hanno mandata via. comunque posso, scusami che ti interrompo, ma possono toccare qualsiasi punto del nostro corpo, anche tramite E certo, l'eccitazione, tutto. cioè a volte ti possono anche connettere con una ragazza che va a finire che non ti piace, alla fine ti va a piacere, e Bravo. tu, cioè Sì. io credimi, sono tanti anni che sto sotto questa cosa e ne ho provate di tutte di quelle qua, tranne che non mi hanno mai parlato, non li ho mai sentiti parlare. È quello che vi ho detto prima del fatto degli insetti, che vedevo questi insetti. E boh, là è stata la prima e l'ultima volta. Diciamo, il resto, solo dolore fisico e manipolazione mentale, il cambiamento della personalità, bipolare, forte. Un attimo, cioè, ce l'ho con la gente che nel senso che mi ha portato a tutto questo. Ce l'ho a morte, capito? Non saprei. Però E un non ti attimo far dopo. manipolare, perché molte volte queste manipolazioni fanno credere che è il Che tuo sei parente pazzo. che ti sta facendo questo. E infatti, se hai Sì. notato, succedono degli avvenimenti strani in Italia di persone che all'improvviso prendono un coltello, vanno al centro commerciale e cominciano a coltellare Sì. tutti. E poi dicono: Lo "Ma era so, l'ho pazzo, malato visto. di mente". Fa una rabbia vedere tutte quelle cose. È perché Fa una noi che rabbia quando vedo. abbiamo subito e che stiamo subendo questo, Sappiamo, sappiamo. sappiamo, e quindi diventiamo anche noi la resistenza, cioè nel senso che Sì. cerchiamo di aiutare a far capire alle persone che vivono in un mondo a realtà virtuale e che quello che gli Sì. succede intorno è una cosa, diciamo, finta, non è reale, è simulata. Quindi noi, se prendiamo la coscienza di quello che ci stanno facendo, è come se noi vediamo un film. Ti faccio un esempio: se il film è un film horror, te hai delle suggestioni nel vedere il film, ma Sì, un film comico ti metti a ridere. È la stessa identica cosa con questo tipo certo. di tecnologia. Sì, lo so, ma quello ti privano delle emozioni, tu non hai più un tipo di emozione, quindi normalmente non hai più di input da sparare, non hai più le tue connessioni. Io penso così, capito? Che, cioè, No, è proprio che così. non riesci più a connettere più con la testa, capito? No, è Spengono proprio così. qualcosa, È proprio come hai detto rimanendo in te. piedi. Sì. Veniamo privati dei nostri input. Per esempio, anni fa ho fatto un video che si chiamava Porno Ipnosi, perché molte vittime del controllo mentale mi contattavano e mi dicevano che le manipolavano a livello sessuale, cioè quando stavano col proprio partner, con la propria ragazza o col proprio ragazzo non avevano attrazione sessuale. Poi magari camminavano per strada e vedevano una persona e gli saliva l'attrazione sessuale. Io ho detto: "Guarda, lo fanno apposta per farvi isolare, per farvi lasciare con il proprio ragazzo o con la propria ragazza, e vi inducono a pensare di andare anche con le persone dello stesso sesso, andare con persone travestiti o transgender. Lo fanno apposta perché poi dicono: "Ma come hai fatto questa cosa? E allora sei una persona sporca, sei una persona che ti devi vergognare". A me me l'hanno fatto talmente tante volte, dopo io ho detto: "Scusa, ma io sono un uomo, se te mi stai a giudicare vuol dire che sei te il malato, no io che faccio una vita sessuale normale". Allora ci siamo messi poi a ridere con delle persone quando abbiamo fatto delle riunioni qui a Roma, perché c'era una signora di Milano che lei è grande di età, adesso non so quanti anni c'era una novantina d'anni, parlo di 10 anni fa, e lei diceva: "A 80 anni mi mettono queste frequenze fortissime dell'eccitazione che io sono costretta a mettermi delle coperture". Io ho detto: "Scusa, ma che coperture ti metti?" E ci ha fatto vedere che si era costruita una mutanda rivestita di materiale di piombo, e aveva messo praticamente la carta argentata per proteggersi le parti intime.
Allora, all'inizio ci siamo quello. messi a ridere perché ovviamente abbiamo detto, dice, ma Sì, certo. guarda come ti fanno vivere. E dopo, Certo. invece abbiamo detto, no, c'hai pienamente ragione perché lo fanno pure a noi, però noi cerchiamo insomma di resistere. Lei ha detto no perché io mi volevo ovviamente proteggere perché me lo fanno magari quando sto in posti dove, vedete, da un funerale o in posti dove praticamente non c'è niente da avere queste sensazioni d'eccitazione. Loro lo fanno apposta proprio per Sì, crearci lo so, lo delle so. manipolazioni e disturbi fisici e Degli imbarazzi, degli psicologici. disturbi, bravo, per Bravo, farti sentire diverso dagli altri. bravo, 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 Sì, lo so, lo so. bravo. A Io ti livello dico la verità, lavorativo, ti hanno creato io nel problemi? lavoro stavo lavorando da circa 5-6 mesi. Dopo ho dovuto lasciare perché non dormivo più la notte, come il lavoro che faccio io. Cioè, si parla, capito, di altitudine, capito, di aggiustare sui tetti. Non potevo, cioè, non ho voluto tanto rischiare, capito, perché vedevo, non è tanto capito che c'avevo queste vertigini, però, capito, avevo paura sempre perché non dormivo. Cioè, stavo sempre ma anche, ti dico la verità, la voglia. Cioè, non avevo la voglia, ma ti privano di tutto. Se ti mirano, ti privano di tutto. Non ce la fai. Devi solo pregare a Dio veramente se esiste, che un giorno veramente questa cosa finisce, che va a finire solo una prova di un tempo, perché se non te ne fai un'idea non vai più avanti. Proprio Infatti, difficile. molta gente che si risveglia e entra in questo mondo parallelo dice: ma è possibile che esiste questo mondo, esistano queste tecnologie e questi siano in grado di fare questo? Purtroppo esiste. Quando noi abbiamo fatto il Target Individual Day, prima insomma di questa anomala influenza che ha distrutto una parte del mondo. Ovviamente tutto questo è stato perché dovevano fare la puntura di zanzara a tutte le persone. Infatti, all'interno della puntura di zanzara che cosa c'è? La Metalli. graffinite. Mettono metalli da tutte le parti, noi diventiamo delle antenne e captiamo di più queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale. Siccome Ma non ci non può siamo essere che accorti. questi metalli che stanno dentro a sti che è posta solo su tipo dei robot, dei cioè che. Abbiamo fatto delle ricerche e delle analisi perché qualcuno aveva detto che potevano essere dei nanorobot, ma i nanorobot sono usciti in questi ultimi anni. Noi abbiamo persone che sono state attaccate e manipolate già dagli anni 70-80 che venivano sottoposti a lavaggi del cervello, torture e manipolazioni mentali. Io dal 2001, quindi abbiamo fatto analisi, ricerche, ci sono state addirittura persone che hanno fatto delle TAC, risonanze magnetiche, e non hanno riscontrato Sì, niente di anche io le ho anomalo. fatte. L'unica cosa che hanno riscontrato è che praticamente avevano questi valori di ferro anomalo all'interno del sangue. Infatti, abbiamo riscontrato poi con altri ricercatori molto importanti che abbiamo fatto delle ricerche con dei gemellaggi, diciamo, di ricerche tecniche e scientifiche, che tutti quanti dicevano, come io già avevo fatto i studi, avevo intervistato anche il dottor Montanari proprio nell'ambito delle punture di zanzara, perché ci eravamo accorti che c'era qualcosa pure là, e fatalità all'interno delle punture di zanzara, nelle scie chimiche, nell'acqua, nei cibi, eccetera, 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 stanno aumentando i metalli nanoparticolato. I tubi di scappamento delle macchine adesso con le nuove marmitte catalitiche fanno sì di fare uscire dall'interno del tubo di scappamento delle macchine delle polveri Particelle. particellari, si chiamano. Queste polveri sono talmente sottili che entrano all'interno degli alveoli dei nostri Sì, polmoni e ci vanno in incontra nel circolo sangue. e si vanno a fermare proprio dove? Nel cuore e all'interno del cervello. Fatalità, all'interno delle punture di zanzara c'erano delle calamite, e noi abbiamo pensato che queste calamite dovevano trattenere questi metalli. E fatalità, i metalli dove vengono trattenuti?
nei centri nervosi centrali del nostro corpo, i più importanti, che uno è proprio il cuore e l'altro all'interno del cervello, come se vogliono creare una sorta di lobotomia chimica e vogliono bloccare il terzo occhio, oppure vogliono bloccare tutto ciò che sta intorno alla pineale per non farci evolvere, perché il nostro corpo nel passare del tempo crea una Si difesa adatta, giusto? naturale e si adatta, Certo. e allora sta creando il nostro corpo una schermatura per proteggerci proprio da queste frequenze. Loro lo sanno, e allora per non far evolvere le nostre capacità cerebrali, la nostra mente a bloccare direttamente questi attacchi e queste manipolazioni. È come se io ti dico in continuazione una parola che a te ti dà fastidio, dopo che te l'ho detta 100 volte, te dici: ma che me ne frega che me lo dici, tanto me lo dici solo così e non succede niente. Certo. È Ma una come se ti persona che ti vede abitui a questo dall'esterno, come fa? sistema. Noi ci stiamo abituando a questo sistema, quindi tra un po' dirai: ma a me che mi dicono questo, mi dicono quest'altro, a me non me ne può fregare di meno, possono dire tutto quello che vogliono. E allora lì vedono che l'attacco che loro ti fanno non ha più nessun tipo di efficacia contro di te, te lo levano e non te lo faranno più. Se te ti incavoli perché vedi la persona che ti cammina per strada, che magari ti guarda e ti dici: ma perché questo tutte le volte mi guarda? Te, al momento che poi guardi la persona, ti metti a ridere, dici: a me che me ne frega che questo mi guarda, non ci fai più caso, non ti metteranno più quel tipo di deduzione. Oppure, Sì, se devi te hai paura degli andare insetti, ti faccio un esempio, ti mettono in avanti. continuazione gli insetti Sì, dentro casa per farti credere sì. che c'è l'insetto lì Lo che ti so, lo cammina sulle so. gambe. E poi, quando a Sì, te lo non ti so. interessa più, te lo levano, in modo che, Sì, perché non c'è è più vero, è efficacia così, è. l'attacco. Tutto così è andato, Ma mi hai detto sulle dall'inizio. gambe che cosa ti hanno creato? Bruciori, Tipo dolori? ustioni. Sì, di quello che provo. Ti ho detto, tipo Ustioni de... addirittura? C'hai? io ho tutte e due le gambe come se sono bruciate sui stinghi, fino ad arrivare sotto dietro al tallone la parte esterna Eh sì, con le armi, con i delle gambe. laser, con le armi ad energia diretta lo possono fare. Microonde, Cioè, proprio infrarossi. non so, ferite, sono tipo come se la pelle è macchiata, come se si è Sì, 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 macchiata. sì, 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 sì. Come se ti hanno surriscaldato col microonde, E praticamente. io giorni fa ho subito la mia più grande intensa tortura della mia vita, forte, così tanto forte che non ce l'ho fatta più. Ho preso il coltello, ho dato due o tre coltellate al polpaccio e sono dovuto andare all'ospedale. Però non devi cascare in questo tranello, Non perché se ce la poi viene facevo più. scritto, lo so, però se viene scritto questa cosa su determinati registri del marchio della bestia, dopo te che fai? Sì, lo Risulti che sei una so, lo so. persona aggressiva, che sei una persona violenta, che sei una persona che fai, che hai atteggiamenti con, che ne so, col coltello, ti faccio un esempio, e potresti incappare in situazioni molto più gravi, cioè che ti Però, prendono e te rinchiudono proprio all'interno degli ospedali. sì, però come io nella città dove sto, io quando parlo con un medico o qualcosa nell'ospedale in cui vado, cioè loro mi fanno capire come se loro sanno la mia situazione. Capisci quello che ti voglio dire? Mi fanno capire perché sono anni ormai che sai quante volte mi sono ritrovato nell'ospedale a causa di questo problema. E loro mi comprendono, e l'unica cosa che mi fanno, mi parlano, mi dicono cerca di resistere, cerca di andare avanti. Ma dopo quello invece diventa sempre più forte, che addirittura dopo io è stata la prima volta, questa volta qua, che mi sono messo in mano uno psichiatra, di che ne so, gli ho detto, io ho capito sette, che non ci sta niente, ho detto, ma a me spegnimi il cervello perché io non ce la faccio più. A me basta che mi spegni il cervello perché io non ce la faccio più. Io non mi posso, quindi, anche per la paura perché mi sono fatto male da solo. Ma io veramente mi ha provato un dolore, stavolta veramente è stato fortissimo, no? Ma anche a livello motorio, a livello di tutte le sensazioni, le emozioni che si svegliavano, si chiudevano, si alzavano, si amplificavano. Cioè, non ti so spiegare, dico la verità. Hanno usato la frequenza del dolore fortissima, amplificata Ma direttamente nei anche centri nervosi. a livello emotivo, cioè c'avevo delle emozioni forti e incontrollabili. E dopo all'improvviso cioè, si riducevano, dopo qualche minuto cioè che dopo quelli sono andati all'ospedale, quando sono andato all'ospedale hanno visto che ero un po' agitato, mi hanno dato delle gocce, mi hanno detto il giorno dopo loro che erano delle medicine molto pesanti e io sono rimasto ancora in piedi in altre 24 ore senza dormire.
Cioè, capito? Almeno mi avrebbe dovuto almeno calmare. Invece quello non mi ha fatto niente. Lo Cioè, so fatti che non ti ha capire. fatto niente perché molte volte quando noi prendiamo determinati farmaci o alcune vittime prendono determinati farmaci, bloccano l'effetto del farmaco. C'è una ragazza, dice, che si prendeva le gocce per dormire e invece stava sempre sveglia. Dice, ma com'è possibile? Non mi prendo le gocce e mi addormento, mi prendo le gocce e rimango sveglia, come se gli faceva un effetto contrario. Allora abbiamo capito che loro non volevano che la ragazza Lo dormisse prendevo, perché certo. gli amplificavano le frequenze delle manipolazioni all'interno del cervello. Infatti, la ragazza, che ne so, doveva fare un esame universitario, non la facevano dormire per 2 o 3 notti di seguito. La ragazza, quando andava all'università, praticamente non era più in grado di intendere e di volere. E lei mi ha detto: io Ma non so certo, come ho ma come fatto a fai? passare l'esame. Cioè, Lo so, lo fanno queste cose, fanno anche di peggio. a me mi Io hanno fatto veramente non proprio addormentare al dico. lavoro. Io stavo sul Sì. traballo, mi sono seduto un attimo perché stavo vedendo uno schema elettrico. A un certo punto mi sono addormentato all'improvviso. E meno male che stavo sul Fanno. traballo, legato, insomma, con tutti quanti i sistemi di sicurezza e non è successo niente. Ma metti caso te che vai sul tetto e stai sopra dei ponteggi o un'impalcatura e ti fanno addormentare e disgraziatamente non è attaccato la cintura o qualcosa del genere, che fai, caschi di sotto? Eppure questo è grave per una persona che praticamente deve andare a lavorare per dare da mangiare ai figli, per dare da mangiare alla moglie. O pensa a persone che hanno il mutuo, che non possono più lavorare perché vengono attaccate e torturate da queste persone, da questi individui. Ti rovinano la vita. E non è che di un arco di tempo, capito, che tu sai che dopo passa, io ho messo in bella speranza di un giorno, speriamo, ci sarà un modo, però più cerco di andare avanti, sempre male in peggio. Non Sì, migliora mai. perché ci vogliono buttare giù in tutti i modi. Pensa che quando ho aperto il mio blog, satellitispia.blogspot.com, c'erano delle persone che mi stavano vicino, che mi dicevano: ma è inutile che te lo apri, tanto non serve a niente. Allora io non ho aperto un blog, ne ho aperti tre. Ho aperto Vittime del controllo neurale satellitare.blogspot. Poi ho aperto la radio web Emiliano Babilonia Spreaker e più ho aperto praticamente quello satellite di spia. Le persone che mi avevano detto anni fa: ma no, ma tanto non li vedrà nessuno. Loro non l'hanno visti nessuno, perché praticamente avevano creato dei blog che non c'entravano niente con la reale situazione che noi stavamo subendo. Io, quando invece ho aperto poi quello dei satelliti di spia, dopo 4-5 anni, non so se sono 6-7 anni, ho superato i 3 milioni e quasi 100 mila visualizzazioni a livello mondiale. E loro sono rimasti con 2-3 mila visualizzazioni, che ho detto: avete visto? Perché voi avete sbagliato il modo di aprire il blog, il modo di aprire il sito, il modo di aprire il canale di YouTube, e la gente non vi segue, non ci ha seguito. E poi mi dicevano che le interviste e testimonianza non servivano a niente, che praticamente le persone che ci ascoltavano ci prendevano per pazzi, quindi era inutile fare queste interviste. Io ho detto: Sì, ma io invece no. comprendo anche la gente che non ha questo tipo di problema, perché come fai a credere che una cosa del genere può essere possibile? Che dall'interno o dall'interno, dall'esterno, comunque come sia che effettuano queste manovre, come fai dall'esterno a credere che questa cosa può essere possibile, capito? A livello, cioè che un essere umano deve. Ma nemmeno. Cioè, se tu prendi un mafioso, uno che fa determinate cose, un terrorista, cioè, lo chiudono al 41 bis, sta là. Ma più o meno quella stessa cosa, eh. Non è che penso, cioè È sei come libero a se facciamo. livello di aria, è Sì, come sì, se sì, stai sì. imprigionato. È come se ci hanno creato un carcere neurale e noi viviamo Neurale, all'interno neurale. di una gabbia sottoposta in continuazione ad attacco e manipolazione. Ma la stessa cosa che ho detto pure io, la stessa cosa che ho detto pure alle altre persone che mi hanno contattato. Pensa che noi abbiamo nei nostri gruppi
ex poliziotti dei nuclei operativi della scientifica che sono stati attaccati e manipolati con queste armi e queste tecnologie, sono venuti poi, dopo che li hanno attaccati, sono entrati nei nostri gruppi per creare una sorta di collaborazione, per chiedere aiuto. Ci abbiamo addirittura persone dell'esercito, persone della marina, persone dell'aeronautica che ci hanno contattato. Pensate che addirittura l'ex carabiniere, quello del caso del G8 che sparò a quel ragazzo, che poi per me lì sia stata una manipolazione o il controllo mentale proprio per indurre questo ragazzo a estrarre la pistola, e come tante altre situazioni che sono praticamente omicidi rituali o sono addirittura delle attestazioni e collaudo di tecnologie che servono proprio per far vedere che loro possono manipolare la mente di un individuo che ama la propria famiglia, che ama i propri figli, che ama la propria moglie, a modificare il suo ragionamento e modificare la frequenza dell'amore con la frequenza dell'odio stremato, fino a che portano questa persona attraverso l'ipnosi, il controllo della mente a distanza, a fare dei gesti disperati, o addirittura delle ragazze, cioè, che rimangono incinte e sono contentissime di avere avuto nel loro grembo il proprio figlio, se lo accutiscono per 2-3 anni, poi alla fine impazziscono, all'improvviso aprono una finestra e buttano il ragazzino di sotto. Cioè, ma com'è possibile? Se una mamma che ama, adora il proprio figlio, dopo all'improvviso apre la finestra e butta il ragazzino di sotto, quella è una manipolazione mentale. Perché dovrebbero essere così cattivi, cioè indurre una persona a buttare un figlio di sotto? Rituali, per me sono rituali, tipo rituali che possono essere finiti anche da rituali delle lobby massoniche, dei test, dei complotti. Bravo, dei complottisti, test che possono essere praticamente fatti fare a queste persone, perché magari con quel test li fanno entrare all'interno di un determinato reparto o di un determinato tipo di gruppo di persone di potere. Ti faccio un esempio: se te vai all'università, alla fine devi fare la tesi di laurea, giusto, no? E lì è la stessa cosa, invece di fare la tesi di laurea devi fare un omicidio rituale, un sacrificio rituale. Questi mettono le manipolazioni in testa alle persone, mettono delle frequenze e fanno vedere che loro possono controllare la mente di un individuo e fargli fare tutto quello che loro vogliono. Posso dire una cosa che mi è successa? Una notte dormivo e sognavo che un ragazzo che tipo con una pistola sparava un altro ragazzo. Però, come mi succede spesso, la notte sogno parecchie volte cose strane e insensate che non hanno senso. Il giorno dopo, qua nella mia città, è successo che un ragazzo è entrato in un locale e che, in poche parole, ha sparato al cameriere, perché il giorno prima, cioè sarebbe quando io la sera che avevo sognato, che lui aveva preso gli arrosticini e il giorno prima quel cameriere non gli aveva servito gli arrosticini prima a lui e l'aveva servito a un altro. Quello il giorno dopo è andato là con la pistola e gli ha sparato 3-4 colpi di pistola. Poi fortunatamente non mi ricordo se questo ragazzo è morto o non è morto. Comunque è successo poco tempo fa. Però io la sera stessa, capito, che sarebbe la notte prima, avevo sognato di un ragazzo che sparava, capito, a una persona. Dopo, ma mi è successo parecchie volte di sognare qualcosa di strano. Ci sono messaggi subliminali, come se qualcuno... Io l'ho pensato pure io. Come se qualcuno vuole proteggere queste persone, chiama a noi come se noi diventiamo degli angeli custodi e dobbiamo noi salvare queste persone, cioè prevedere quello che sta per accadere, o addirittura prevedono queste persone che sono oneste, che usano questi sistemi onestamente, prevedono praticamente gli omicidi rituali o controllano queste persone che vanno a fare questi tipi di reati contro lo Stato, contro la popolazione, contro anche le istituzioni, perché se vengono attaccate anche le persone delle forze dell'ordine, vuol dire che è qualcuno che è superiore alla magistratura tradizionale, sono superiori proprio all'intelligence. Comunque sempre all'interno del sistema.
stanno sempre all'interno del sistema, ma sopra al sistema. Ecco perché noi definiamo lo stato deviato, la gendarmeria nera, coloro che possono Servizi. operare. Certo, coloro che possono operare con tecnologie avanzate dell'intelligence e del controspionaggio, però stando al di sopra dello Stato. Vuol dire che una volta Siamo c'erano tutte dei. pedine. Certo, una volta c'erano dei gruppi di potere militare in Italia che poi sono stati scoperti questi gruppi, che il loro compito erano servizi segreti, però erano stati creati non per la sicurezza dello Stato, ma erano stati creati per fare delle cose illegali per lo Stato o contro lo Stato, tipo traffico di armi, traffico di droga, Sì. attentati, manipolazioni di decisioni di Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quelli in realtà hanno pensato solo ai loro interessi. Gli oligarchi non stanno solamente in Russia, ma stanno anche in Italia. Se io manipolo un appalto di un determinato tipo di prodotto, ti faccio un esempio, o so che verrà fatta scoppiare una pandemia a livello mondiale, perché magari le lobby si mettono d'accordo a tavolino e dicono da questo giorno a questo giorno scoppia la pandemia in tutto il mondo, e quelli dicono per guadagnare soldi dobbiamo fare le mascherine, dobbiamo fare i gel disinfettante, i respiratori, quello, quello e quell'altro. Poi loro che cosa hanno fatto? Hanno costretto l'umanità a fare la puntura di zanzara. Ma te lo immagini? 7 miliardi di punture di zanzara per 3 e per 4, perché sono 3 dosi, 4 dosi, forse 5 dosi. Quanti miliardi questi hanno intascato, si sono messi all'interno delle tasche? Miliardi su miliardi su miliardi. Questo è come quando si è sentito su molti messaggi subliminali a livello mondiale, nei cartoni animati e nei film, che devono diminuire la popolazione mondiale a 5 miliardi, perché dice che siamo diventati troppi nel mondo, e 500.000 eletti dovranno essere immessi all'interno di strutture. Loro dicono la terra cava, ma io credo che ci siano delle città sotterranee già preparate, perché se succede qualcosa a livello mondiale, una meteorite, una tempesta solare, una probabile, che ne so, guerra nucleare, eccetera, 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 o un attacco con un tipo di virus o un tipo di influenza Comunque, anomala una a livello calamità. mondiale. Loro possono proteggersi all'interno di queste città bunker sotterranee. Ovviamente metteranno i potenti, i banchieri, armieri, cioè gente che gestisce tecnologie satellitari, militari di un certo livello, persone ovviamente che potrebbero ricreare tutto quello che loro stanno creando adesso nel mondo futuro. Chi va a discapito di tutto questo? La popolazione. Perché che gliene frega a questi che scoppia l'influenza e muoiono 20-30 milioni di persone? Che gliene frega a questi? Questi non gliene frega niente. Tanto quelli miliardari sono e miliardari rimangono. Certo. Non è che gli succede niente. Ma se noi perdiamo il posto di lavoro, non ci abbiamo più per mangiare. Quelli, se perdono il posto di lavoro, che gliene frega? C'hanno 100 miliardi da parte, 20-30 miliardi da parte, 10 miliardi da parte. Una volta che hanno finito praticamente di lavorare, hanno sempre il pozzo continuo dove andare a prendere i soldi. Noi, se non lavoriamo, dove andiamo a chiedere l'elemosina? No, come facciamo? Soltanto se abbiamo qualcuno vicino che ci può aiutare. Certo. Cioè, se no è difficile perché ti tolgono tutto. Certo, ti Cioè, tolgono tutto, ti tolgono l'anima, i sentimenti. prima che lo scopri, spendi i soldi perché pensi che sei malato e quello e quell'altro, allora inizi a spendere i soldi, le visite, quelle e quella, tanto dopo diventi super paranoico, quindi non ti interessano dei soldi, che è quello che può succedere nel futuro, quello e quell'altro. Dopo non hai più le forze di andare avanti. Ma in qualsiasi cosa che dopo fai, di dove sei diretto, su quale tipo di strada, cioè è sempre quella sbagliata. Perché senza cioè, l'attività motoria della testa che ti funziona, E non ce la fai a certo, fare niente. e certo. Non ce la fai. Ma non Però esiste un modo no.
qualcuno che Aspetta. si è protetto, che ci è No, riuscito. una cosa ti hai detto. Ti costringono ad andare a fare visite in continuazione all'interno degli ospedali. Quello fa Cliniche guadagnare private. miliardi Sì. all'industria ospedaliera. Ti Cioè, ma pure costringono a tramite prendere i l'ipocondria farmaci. della gente. Se ti costringono a prendere i farmaci, fai guadagnare l'industria Sì. farmaceutica. È tutto un complotto. Chi sono? Chi Tutto. gestisce l'industria dei farmaci e Sicuro, l'industria ospedaliera? sicuro è così sta cosa. Gli oligarchi nazionali italiani. La Sì, ma comunque anche massoneria. il gioco, la gente che è ludopatica, che gioca, capito? Chi si droga, sono Bravo, tutti bravo. istigati da questo sistema. Perché questa è una cosa che ti spinge, capito? Ti attiva quell'input su quella determinata cosa, La che tu quando la dipendenza. pe sì, ti fai essere dipendente sia dalle droghe che dal gioco, come dalle sigarette, come da qualsiasi altra cosa. È tutta una manovra studiata. Tramite le emozioni gestiscono qualsiasi cosa. E non pensavo mai che poteva essere possibile una cosa del genere. Perché chi si risveglia dal Matrix incomincia a Certo. vedere il mondo reale. Chi invece dorme e viene ipnotizzato non vede il mondo reale. Per loro sono alienati, sono tutti felici e contenti, ma nello stesso tempo mazziati. È come quella persona che è felice e contenta. Oh, ho pagato la bolletta 1.000 euro questo mese. E gli altri mesi quanto pagavi? Solo 100 euro. E beh, allora che dici? Accontentano lo E vanno lì stesso. e pagano, non è che dici sei in un buon, non pago più, staccatemi la corrente, a me non me ne frega più niente. Quello dovrebbero Sì. fare tutti in Italia. Staccate la corrente a Sì. tutto, basta, non paghiamo più la corrente. Vedi come la corrente viene diminuita al 50%. Ma nessuno fa questo. Addirittura le persone stanno ritornando con la bombola del gas dentro casa, stanno ritornando col camino dentro casa, con le cuscine, con il fuoco all'interno, quelle di una volta. Perché si sono stufati di vivere questa situazione che sta aumentando in continuazione il costo della vita. Vai al supermercato adesso, costa tutto il doppio. Ma com'è possibile? Dice è aumentato del 30% qualunque tipo di prodotto. Anzi, noi stiamo facendo addirittura gli sconti. Ma io il latte lo pagavo 1 euro, adesso perché costa 1,50 euro lo stesso identico litro di latte? Oppure tantissime altre cose. La gente è disperata, dice: ma se io con 1.000 euro al mese campavo, adesso con 1.000 euro che ci faccio? Ci pago solo le bollette. Come mangio? Dove vado a mangiare? Ma come fai? Diventa una catastrofe. Ormai per vivere in Italia, una famiglia devono lavorare sia il marito che la moglie, oppure devono lavorare Ma due non solo, persone. pure i figli, tutti, se Ma no non arrivi mai. O se no sei costretto a strappare le regole, a dare uno certo. strappo a tutte le Io ho regole. Però. gente che si è rovinata, che hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso tutto e vivono addirittura dentro una macchina perché hanno detto non so più dove andare. Io ho detto ma come fai per mangiare? Dice sono costretto ad andare alla Caritas, a me non mi danno un piatto caldo, qualche volta dormo lì, i vestiti, dice qualche volta me li danno loro. Dice perché non so che cosa fare, come inizio a lavorare, gli incominciano a mettere torture fisiche, psicologiche, lavaggi del cervello, ustioni. E non fanno dormire la persona, me l'hanno fatto a me per mesi interi. Alla fine i miei familiari pensavano che io avevo l'esaurimento nervoso, perché quando gli dici mi Certo, attaccano come con le armi fai? ad energia diretta ad onde convogliate dai satelliti, mi parlano in testa, mi fanno interrogatori continui, la notte non mi fanno dormire, mi mettono ustioni sul corpo all'interno del cervello e sono costretto ad alzarmi dal letto. Pensa che d'inverno io dormivo praticamente solo con gli slip dal surriscaldamento del corpo. Sì, anche io sento molto caldo. Perché la frequenza del dolore primaria che loro utilizzano è proprio la frequenza del caldo, dell'ustione. Poi queste frequenze, ovviamente, io ho capito che venivano amplificate sul mio corpo. Perché? Perché dormivo fuori al balcone, perché io avevo un secondo divano che dovevo ovviamente buttare. Allora ho detto, mo lo metto fuori al balcone, mi creo una sorta di tenda e dormo dentro, su questo divano. Vediamo che cosa succede. Durante la notte, ovviamente, le frequenze, del freddo dovevano scendere per forza, perché se te stai su un balcone aperto e sul balcone aperto ci stanno 35 gradi, c'è qualcosa che non quadra. Non è possibile, Certo. insomma, questa cosa. E allora ho utilizzato un
un termometro a infrarossi che analizzava le frequenze e la temperatura intorno al mio corpo e mi sono accorto che questi proprio mi surriscaldavano il corpo. Ecco perché io ho detto a molte persone se era possibile avere una donazione oppure fare una colletta tutti quanti insieme per acquistare una telecamera termica, perché con la telecamera termica è possibile registrare una persona durante la notte e vedere tutte le fasi del surriscaldamento del corpo e del raffreddamento del corpo mentre veniamo attaccati con queste armi ad energia diretta. Purtroppo io economicamente non è che posso spendere 2-3 mila euro per la telecamera termica, Certo, 4-5 certo. mila euro per il misuratore di campo, un analizzatore di spettro, oppure comprare la tenda a gabbia di Faraday con molti schermature, perché purtroppo sono un sacco di soldi che vengono spesi. Io fino adesso tutto quello che ho potuto spendere per aiutare le persone l'ho fatto, solo che poi abbiamo riscontrato che molte persone quando vengono nei nostri gruppi non vogliono, cioè aiutano lì per lì e poi spariscono nel nulla. E poi veniamo a sapere che magari vanno dall'investigatore privato e spendono 5.000 euro oppure si fanno mettere delle telecamere dentro casa da 10.000 euro o allarmi che costano 10.000 euro e dicono no, perché con questo io ho risolto il problema. E poi ritornano da noi e ci dicono ah, manipolano gli allarmi, manipolano le telecamere e ci creano uguali questi attacchi e queste manipolazioni. Va bene. Cioè, sono queste le cose, insomma, che creano disturbi anche alla vita quotidiana. Vuoi mandare un messaggio alle persone che ascolteranno questa tua intervista testimonianza, dargli dei consigli? Il mio messaggio è spero che non succeda a nessuno quello che è successo a me. Più che altro manderei proprio a queste persone mettersi una mano sulla coscienza per tutti gli esseri umani che passano questa modalità di vita, diciamo, perché ogni vita deve andare vissuta come vuole Dio, no? Che giocano loro a far Dio. Poi dopo il resto io lo lascio in mano al Signore, perché io sono sempre credente, Dio è grande e spero che alla fine ci pensa tutto Lui. Però più di questo, amico mio, non so che aggiunge. Mi dispiace per tutte le persone che passano queste situazioni, perché è ingiusto. Tutti quanti siamo uomini, donne, siamo nati dagli sbagli, dagli errori, tutti siamo in grado di sbagliare e tutti siamo in grado di recuperare. E dopo per il resto non so più che aggiungere. Va bene, io ti ringrazio per adesso, tanto quello che hai detto è più che sufficiente. Si vede che sei una brava persona, che ovviamente sei stato E messo ho sotto avuto i questo miei problemi, programma. però sì, come dici tu, mi trovo sotto staffare. Lo so. Io allora, se non abbiamo nient'altro da dire, perché tanto hai detto già cose molto importanti che serviranno per aiutare le vittime del controllo mentale che ascolteranno, insomma, la tua intervista testimonianza, io voglio ricordare alle persone che ci ascoltano di iscriversi ai miei canali Angeli Custodi e MK Ultra Italia, che è il mio secondo canale, il mio primo canale Emiliano Babilonia. Di seguire anche, di iscriversi anche tramite la mia pagina pubblica di Facebook Emiliano Babilonia Italia. E se mi volete scrivere direttamente perché volete fare l'intervista a testimonianza, mi potete scrivere anche sia su Messenger Emiliano Babilonia Italia oppure su vittime del controllo neurale @gmail.com, che è la mia email. Ovviamente molte volte bloccano le mail, bloccano i messaggi su Messenger. Voi magari se vedete che io non vi rispondo, se non leggo la vostra email, scrivetemi magari 2 o 3 volte in modo che il messaggio arrivi direttamente alla mia casella postale o direttamente sui miei canali su Messenger. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti, un saluto e speriamo che vada tutto bene per tutti, con la speranza. Va bene? Va bene. Ciao Emilia, ciao.